Presidente, possiamo fare una sorta di quadro della situazione rispetto al settore dell'edilizia in questa fase? Le difficoltà sono sicuramente molte, ma ci sono comunque anche spunti di ottimismo, di fiducia? Purtroppo questo, o per fortuna, questo convegno si inserisce in una fase, critica ed insieme di evoluzione del settore. Pensiamo ai bonus edilizi, pensiamo ai fondi stanziati dal PNRR, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutte naturalmente misure che devono essere oggetto di investimento puntuale sul territorio, ma naturalmente investimenti che vanno attenzionati e ragionati affinché siano a favore del sistema delle piccole e medie imprese. Parlare di sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare nell'edilizia, quindi nei cantieri, è utile anche per capire come la struttura commissariale che gestisce e si occupa della ricostruzione sia attenta a questo argomento. È un tema che vi sta a cuore? Naturalmente queste tematiche la struttura commissariale le ha affrontate e continuerà ad affrontarle nella quotidianità, mettendo in campo anche delle azioni molto importanti, come ad esempio i protocolli di legalità con le 10 prefetture presenti sull'intero territorio del sisma Centro Italia. Ricordiamo che comprende 4 regioni, Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, e naturalmente il concetto dell'impresa affidata, così come il claim di questa iniziativa, non può che corrispondere a tutte le azioni che nella quotidianità la struttura commissariale porta avanti.